Il Barolo nasce nel momento in cui le mense nobili, raffinate, andavano alla ricerca di prodotti che si distaccassero dalla banalità. Per cui, dato che nell'Ottocento la maggior parte di questi nebbioli, che il vitigno più diffuso in Piemonte allora era il nebbiolo, non era la barbera, incredibilmente, venivano vinificati per lo più, in gran parte, con residuo zuccherino, cioè dolci o semidolci. Le mense nobili rifiutavano questo tipo di proposta, anzi l'Ottavi, che scrisse un libro di enologia di viticoltura, dicevano che le persone poco intelligenti amano questo tipo di proposta di vino dolce o semidolce. E allora in quel momento lì è nato il Barolo. Barolo prima è nato col nome di nebbiolo vecchio o stravecchio di prima qualità amaro, e poi a seguito del fatto che si è cominciato a imbottigliare e etichettare, si è scritto sopra Barolo, ma prima era nebbiolo, nebbiolo vecchio o stravecchio, amaro. L'area del Barolo, l'area di produzione del Barolo, deriva dal feudo di una famiglia che iniziò ad acquisire quest'area a metà del 200, del 1200. E questa famiglia, che erano i marchesi Falletti di Barolo, si estinse a metà dell'Ottocento, perché gli ultimi due Falletti, marchesi Falletti di Barolo, non ebbero figli, non ebbero discendenti. Allora tutto questo feudo si polverizzò. Alla loro morte lentamente il feudo si polverizzò. È stata un po' la rivalsa, la rivincita di quelli che erano i servi della gleba, i massari dei Falletti, che con grandissima fatica comprarono lentamente i terreni del feudo, su cui lavoravano come viticoltori. Il grande rilancio della viticoltura è avvenuto nel dopoguerra, cioè dopo l'ultima guerra. E lì è nato il concetto di tutela del vino e anche del territorio. Il Barolo è un vino che non basta che sia prodotto in un determinato territorio o in un certo modo. Io credo che o in un certo vigneto o in una certa zona particolarmente vocata. Penso che sia un vino che ha bisogno anche di interpreti. Io faccio due Baroli. I vigneti che ho sono i vigneti che ho ereditato da mio padre, e mio padre aveva ereditato da mio nonno. Siamo rimasti praticamente pressoché con gli stessi vigneti da tre generazioni. Io penso che lavorare con un monovitigno, cosa che è il Barolo, che viene soltanto dal nebbiolo, per tentare una forma di armonia, di maggiore armonia e di equilibrio, per me significa assemblare, mescolare, diciamo, uve o vini provenienti da diverse vigne, da diverse esposizioni. Allora, il motivo per cui faccio due assemblaggi è appunto per tentare di trovare un maggiore equilibrio, specialmente tra tannini, acidità e colore.